palla in area di traversa. Traversa del Verona, non è finita ancora. Enstedt si fa murare, occasionissima del Verona che coglie la traversa dopo 5 minuti e 30 secondi di gioco. Bravo. Carlos Augusto in area di rigore. Mamma che bocca! Che botta di sinistro! Spaccava la porta lì. Sì. Purtroppo non l'ha spaccata. Non l'ha spaccata. Però il bravo cappello. Carlos Augusto. Attenzione! L'occasione! In area di rigore. Che salta l'uomo! Siamo sulla tre quarti, cambio gioco per Aslani, di prima per Barella, che vede ancora Barella basso. Ancora Barella, Mkhitaryan di prima, attacco per Disek. Disek! Va bene! Va bene! Che gol! Che gol da botte! Ma cosa? L'ha fatto per caso! Si è tirato! E l'ha buttata dentro! E la sua è caduta! E l'ha buttata dentro! No, sarebbe stato probabilmente calcio di rigore, forse, che Disek ha subito il fallo. Una squadra, il Liverpool, che vince 5-0 al primo tempo e al secondo tempo fa 0 gol, devi essere onesto. Guarda che sto facendo fare ancora perché Correa ha preso il grosso dei pali. Oh mamma, cioè veramente sei un fenomeno. Io lo voglio baciare. Però rispondete a questa mia domanda. No, vedi, voglio un minimo abbracciare. Che sei veramente un fenomeno. Musica! Per batte Verona 5-0. E vogliamo ripetere i marcatori anche Paulino? No, diciamolo. Comunque grande Correa. Grande Correa. Grande Disek. Disek. Grande De Vrij. De Vrij che è entrato segnato. Tanta roba. E guardiamo la classifica. Attenzione adesso. Perché